Ecco il giacchino terminato e vaporizzato. Io in aggiunta ho lavorato questo cordino e l'ho passato a passanastro nella, nella parte inferiore del sottosino. Ho lavorato la fascia inferiore per tutta la, la circonferenza e poi la parte superiore, quindi da sotto al seno sino alla spalla, con questo semplicissimo punto a D. Poi abbiamo iniziato le diminuzioni fin sopra uh, la spalla. Io ho lavorato la, la mezza manica uh, perché ho preferito così, ma voi volendo la potete anche allungare a vostro piacimento. Questo è il retro e questo è l'effetto che ha. È un semplicissimo giacchino, ma che viene valorizzato appunto da questo filato che contiene queste micropaillette al suo interno. Spero che vi piaccia. Fatemi sapere. e Ci vediamo al prossimo video tutorial. Grazie. Per la realizzazione di questa giacchina, io ho utilizzato il Magic Sun della Mistrico, 50 grammi sono 150 metri. Il 50% è viscosa da canna da zucchero, mentre il 50% è poliestere. Può essere lavorato con i ferri o l'uncinetto del 3,5 e del 4. Io utilizzerò l'uncinetto del numero 4. Questo filato è veramente molto molto bello, è lucido e morbidissimo, e contiene delle micro paillette che al contatto con la pelle non danno alcun fastidio. Inoltre, la caratteristica del filato che uh, non è un multifilo ma bensì è uh, lavorato come se fosse un, uh, un tricottino quindi è un, un piccolo cordino ma veramente veramente molto molto morbido io ho la giacchina la realizzerò per una taglia 48 50 quindi serve la circonferenza dei fianchi quindi andrò a lavorare su una circonferenza fianchi di 110 cm quindi la circonferenza dei fianchi il punto che utilizzerò è un multiplo di 28 e le catenelle iniziali che andrò a, a lavorare per 110 cm sono numero 168 quindi io per la taglia 48 50 in base al filato e in base al numero di uncinetto che vado ad utilizzare dovrò mettere su 168 maglie ci vediamo tra poco io ho lavorato le mie 168 catenelle, adesso cosa faccio? Partendo dall'uncinetto mi lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due e tre. Poi vado nella catenella successiva e mi vado a lavorare nuovamente una maglia alta. Vado nella catenella successiva e mi lavoro nuovamente una maglia alta e poi ne lavoro ancora un'altra. In effetti dovrò lavorare 4 maglie alte. Poi lavoro 2 catenelle, una, due. Salto 3 catenelle di base quindi una, due e tre vado nella successiva a lavorarmi due maglie alte, quindi una e due, due catenelle, una e due e altre due maglie alte nella stessa catenella di base. Una e due, poi lavoro 2 catenelle: una e due, salto 3 catenelle di base, quindi una, due, una, due e tre. Nella successiva mi vado a lavorare una maglia alta. E poi nelle tre catenelle successive mi lavoro altre tre maglie alte. In effetti mi devo ritrovare con quattro maglie alte. Quindi la prima l'abbiamo lavorata, poi lavoriamo la seconda, la terza e la quarta. lavorate le quattro maglie alte lavoro 5 catenelle quindi 1 2 3 4 5 salto 6 catenelle di base quindi scusate allora saltiamo 6 catenelle di base 1 2 3 4 5 e 6 nella successiva mi vado a lavorare una maglia alta 2 catenelle ed una maglia alta poi lavoro nuovamente le 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto le 6 catenelle di base quindi una due tre quattro cinque sei nella successiva mi lavoro la maglia alta nelle 3 catenelle successive mi vado a lavorare nuovamente le maglie alte quindi 2 3 e 4 e poi ripeto il disegno quindi mi vado a lavorare 2 catenelle 1 e 2 mi salto 3 catenelle di base quindi una due tre nella successiva mi vado a lavorare le due maglie alte una e due le due catenelle una e due e altre due maglie alte nella stessa catenella di base 1 e 2 poi mi lavoro le 3 catenelle No, scusatemi le due catenelle una e due salto le 3 catenelle di base quindi una due 3 vi faccio vedere perché una cosa che dovrete stare attenti quando lavorate tante maglie in una catenella di base succede che questa possa stringere la catenella successiva quindi dovete stare attenti quindi saltando le 3 catenelle di base dobbiamo saltare una 2 3 nella successiva mi vado a lavorare la maglia alta una Vado nella successiva, lavoro la maglia alta e mi lavoro la colonnina delle quattro maglie alte 2 3 e 4. Poi lavoro le 5 catenelle 1 2 3 4 5. Mi salto le 6 catenelle di base quindi 1 2 3 4 5 6 e mi vado a lavorare la maglia alta le due catenelle la maglia alta quindi la maglia alta le due catenelle e la maglia alta lavoro 5 catenelle 1 2 3 4 5 mi salto le 6 catenelle di base, una, due, tre, quattro, cinque, sei, vado nella successiva e mi vado a lavorare la maglia alta. E quindi lavoro di nuovo la colonnina di quattro maglie alte, una, due, tre. E 4 e proseguo così fino alla fine del giro. Perché, naturalmente, lavoreremo in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere il sottosene e poi divideremo le maglie. Adesso procedete così fino alla fine del giro. Termino il giro lavorando l'ultima maglia alta nella prima catenella di base. ho terminato il mio giro adesso lavoro 1 2 3 catenelle volto il lavoro e vado a lavorarmi 3 maglie alte sulle successive 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 poi mi lavoro 2 catenelle 1 2 vado nel successivo arco di 2 catenelle vado a lavorarmi nuovamente 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte quindi la prima maglia alta la seconda 2 catenelle 1 e 2 2 maglie alte 1 e 2 poi mi lavoro 2 catenelle una e due e mi vado a lavorare le successive quattro maglie alte quindi una due tre e quattro poi mi lavoro 3 catenelle una due 3 vado nel successivo arco di 2 catenelle e mi lavoro 6 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei. Mi lavoro le 3 catenelle, una, due, tre, e vado a lavorarmi nuovamente le quattro maglie alte, quindi una, due, tre e quattro. lavoro nuovamente una due catenelle e vado e riprendo il disegno 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte come abbiamo lavorato all'inizio del giro e lavoriamo così per tutta la nostra lunghezza termino il giro lavorando l'ultima maglia alta sopra la prima maglia alta del giro sottostante poi lavoro una 2 3 catenelle e volto il lavoro lavoro le successive 3 maglie alte 1 2 3 lavoro una, due catenelle mi vado a lavorare nell'arco di 2 catenelle le due maglie alte quindi una due le due catenelle, 1 2 e altre 2 maglie alte nello stesso arco. 1 e 2. Poi lavoro una 2 catenelle e mi vado a lavorare 4 maglie alte sopra le quattro maglie alte. Quindi 1 2 3 e 4 poi lavoro una catenella, vado a lavorarmi la prima maglia alta, lavoro una catenella, lavoro la seconda maglia alta, una catenella, la terza maglia alta. Una catenella in effetti lavoro le sei maglie alte separate da una catenella la quarta la catenella la quinta la catenella e la sesta lavoro una catenella e mi vado a lavorare le quattro maglie alte una due tre e quattro e procedo così nella lavorazione per tutto il giro Termino il giro lavorando l'ultima maglia alta sopra la prima del giro sottostante. Poi lavoro una, due, tre catenelle e volto il lavoro. Mi lavoro le successive tre maglie alte, quindi una, due e tre lavoro le due catenelle una e due mi vado a lavorare il nostro doppio punto a b quindi due maglie alte una e due due catenelle una e due e altre due maglie alte nella stessa poi una due catenelle mi vado a lavorare le successive 4 maglie alte una 2 3 e 4 poi vado nell'arco di una catenella tra le maglie alte e mi lavoro una maglia alta un'altra maglia alta senza separare da catenelle quindi in ogni arco di una catenella del giro sottostante ci andiamo a lavorare una e due maglie alte quindi due maglie alte nell'arco successivo una e due una 2 e poi andiamo nell'ultimo arco e lavoriamo l'ultima coppia di due maglie alte poi senza catenella di separazione mi vado a lavorare le quattro maglie alte successive quindi una due 3 e 4 e così procedo per tutta la lunghezza del nostro giro. Termino il giro lavorando l'ultima maglia alta sopra la prima maglia alta del giro precedente. Poi lavoro una, due, tre catenelle e volto il lavoro. Lavoro nuovamente le successive tre maglie alte, una, due, tre, le due catenelle, una, due, vado a lavorarmi di nuovo nell'arco di due catenelle il doppio punto a B. 2 maglie alte una e due, le due catenelle una e due e le successive 2 maglie alte una e, e due. Poi lavoro le due catenelle, vado a lavorarmi le successive quattro maglie alte, una due tre e quattro poi lavoro 5 catenelle una due tre quattro e cinque salto la prima il, la prima coppia di maglie alte la seconda coppia di maglie alte Vado sulla terza coppia di maglie alte e al centro mi vado a lavorare la maglia alta 2 catenelle e una maglia alta. Lavoro 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto le successive due coppie di maglie alte e mi vado a lavorare le quattro maglie alte. Quindi una, due, tre e quattro. Poi lavoro di nuovo le due catenelle e vado a lavorarmi il doppio punto a B. Quindi le due maglie alte, una, due, le due catenelle e le due maglie alte. Una e due. E proseguo così sino alla fine del giro. Questa è la sequenza che dobbiamo seguire per il punto poi il giro successivo dobbiamo riprendere dal secondo giro. In effetti i giri che dobbiamo ripetere sono il secondo, il terzo, il quarto e il quinto perché riprende il primo giro. Questa sequenza la dobbiamo lavorare sino a raggiungere il sottosino. Vi faccio vedere. Non dobbiamo raggiungere il sottobraccio. ma bensì dobbiamo arrivare sotto al sino ci rivediamo tra poco lavoro l'ultima maglia alta ed ho raggiunto la misura del mio sottosino adesso volto il lavoro e lavoro le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi 1 2 e 3 poi lavoro le successive 3 maglie alte 1 2 e 3 poi vado a lavorarmi 2 maglie alte nelle due catenelle una e due poi mi lavoro due maglie alte sulle successive due maglie alte una e due una maglia alta nell'arco di due catenelle 2 maglie alte sopra le successive 2 maglie alte poi mi vado a lavorare 2 maglie alte nell'arco di 2 catenelle 1 e 2 4 maglie alte sopra le 4 maglie alte lavoreremo un giro tutto a maglia alta 2 3 e 4 poi mi lavoro nell'arco di 5 catenelle le 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 mi lavoro una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta al centro di due catenelle una maglia alta sopra la maglia alta 5 maglie alte nel successivo arco di 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 4 maglie alte sopra le successive 4 maglie alte. Quindi una 2, 3 e 4 e continuo così per tutta la lunghezza del nostro giro. Termino il giro lavorando la mia ultima maglia alta. lavoro le 3 catenelle 1 2 3 che sono la nostra prima maglia alta e mi volto il lavoro e continuo con il lavorare le successive 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 Poi salto una maglia alta, salto la maglia alta successiva e tra la maglia alta che saltiamo e l'altra, quindi al centro delle maglie, mi vado a lavorare un punto a V, quindi una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. Poi salto una 2 3 maglie alte e tra nello spazio successivo tra le maglie vado a lavorarmi un altro punto a b quindi una maglia alta una catenella ed una maglia alta e così procedo per tutta la lunghezza salto 3 maglie alte vi faccio vedere una, 2 3 tra le maglie mi vado a lavorare il punto a b maglia alta catenella maglia alta e così procedo per tutta la lunghezza lavoro l'ultima maglia alta Ed ho chiuso il mio giro. Adesso lavoro 1-2-3 catenelle, volto il lavoro e lavoro il giro come si presenta. Quindi le quattro maglie alte sopra le quattro maglie alte. Quindi la prima già l'ho lavorata, mi vado a lavorare le successive 3, quindi una. 2 e 3, poi vado nell'arco del di una catenella del primo punto a v e mi vado a lavorare un punto a V, quindi, una maglia alta, una catenella, ed una maglia alta, poi vado nel successivo arco di una catenella del successivo punto a b e mi lavoro nuovamente un punto a b, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta. E lavoro in questo modo per tutta la lunghezza e sino a raggiungere l'altezza del sottobraccio. Quindi se con la prima lavorazione abbiamo dovuto raggiungere il sottoseno scusatemi il disegno ma io non sono bravissima nel disegno se con la prima lavorazione abbiamo raggiunto il nostro sottoseno adesso dobbiamo raggiungere l'altezza del sottobraccio quindi arriviamo all'altezza del sottobraccio e poi vi faccio vedere come lavorare il dietro e il davanti però adesso raggiungete l'altezza del sottobraccio facendo questa semplice lavorazione di punto a B a tra poco io ho raggiunto l'altezza del mio sottobraccio allungo un attimo un filo e mi sistemo il lavoro mi vado a contare prima quanti gruppi di punto a B mi, mi ritrovo poi piego e me li suddivido scusatemi mi suddivido le parti in questo modo e mi vado a controllare se mi trovo le stesse quantità di punti AB a destra, a sinistra e sul dietro. Quindi io ho fatto il calcolo: che mi trovo 51 punti AB. Quindi mi vado a contare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punti AB e nel tredicesimo punto AB nel suo centro mi vado ad inserire un marcapunti la stessa cosa la farò sull'altro lato quindi mi vado a contare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nel tredicesimo punto avvi nel suo centro metterò un nuovo marcapunti. Ecco qui. Adesso mi riposiziono bene il lavoro in questo modo e combacia tutto perfettamente, quindi ho calcolato bene la suddivisione del mio punto A B. Perché, perché noi dobbiamo considerare che sul davanti abbiamo creato uh, questa bordura, questa colonna, uh, tutte uh, maglie alte. Uh, poi adesso vado sul retro, mi aggancio qui con il filo nello successivo punto a V dove abbiamo il marcapunti. E mi vado a lavorare nuovamente il nostro punto a b e continuo con il disegno quindi una due tre catenelle la catenella di separazione e la maglia alta vado nel punto nel nell'arco successivo di una catenella e mi lavoro nuovamente la maglia alta la catenella e la maglia alta Adesso lavoriamo sempre in giri di andata e ritorno e vado a lavorarmi sino a questo punto A B, prima del marcapunti qui e lavoro in giri di andata e ritorno sino a raggiungere l'altezza delle nostre spalle. Quindi, per il dietro adesso dobbiamo raggiungere il dietro Dobbiamo lavorare in giri di andata e ritorno e raggiungere l'altezza delle nostre spalle e poi lavoreremo i due davanti. A tra poco. Io ho terminato la lunghezza del mio dietro, adesso devo iniziare il davanti. Quindi mi porto sulla metà del nostro davanti e vado ad attaccarmi il filo e lo vado ad attaccare nel punto a b successivo a dove abbiamo messo il nostro marcapunti quindi inserisco l'uncinetto prendo il filo ed inizio la lavorazione quindi le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta 1 2 3 la catenella di separazione e la successiva maglia alta Vado nel punto B successivo e lo lavoro normale, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. E anche qui lavoro in giri di andata e di ritorno, compreso la nostra colonnina di quattro maglie alte che ci formano la bordura. E devo lavorare così per quattro giri. Io ho terminato i miei quattro giri, vi faccio vedere: ho lavorato 1, 2, 3, 4. Adesso inizio il quinto giro ed iniziamo le diminuzioni. Quindi lavoro una, due, tre catenelle, che sono la nostra maglia bassa, la colonnina. Quindi la bordura rimarrà sempre la stessa. Volto il lavoro, mi lavoro le successive tre maglie alte, quindi una. 2 e 3 quindi ho lavorato le quattro maglie alte adesso vado nel punto a V su eh, successivo e lavoro una maglia alta per metà non la chiudo vado nel punto a b successivo mi lavoro la prima maglia alta e la chiudo insieme alla maglia alta fatta a solo nel punto precedente la catenella e il successivo punto alto ed abbiamo fatto la nostra prima diminuzione proseguo fino alla fine del giro inizio il giro successivo e facciamo la nuova diminuzione ho quasi terminato il giro successivo devo lavorare una nuova diminuzione quindi cosa faccio vado nel penultimo punto a V mi lavoro una maglia alta e non la chiudo vado a lavorarmi una maglia alta sopra le due maglie alte del punto precedente del giro precedente scusatemi qui lavoro la maglia alta e chiudo le due maglie alte insieme ed ho effettuato una nuova diminuzione vi faccio rivedere allora lavoro il penultimo punto a b normale vado nell'ultimo punto a b mi lavoro una maglia alta ma non la chiudo poi mi lavoro una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse del giro precedente e chiudo tutte le maglie insieme in questo modo ed ho effettuato la diminuzione vado a lavorarmi le quattro maglie alte Successive normali 3 e 4, poi lavoro le quattro catenelle. Le tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi una, due tre catenelle. Volto il lavoro perché adesso le diminuzioni le lavoreremo in tutti i giri. Vado a lavorarmi le successive 3 maglie alte 2 3 e 4. Poi vado a lavorarmi una maglia alta ma non la chiudo sull'unione delle due maglie alte del giro precedente. Quindi vado qui, mi lavoro una maglia alta ma non la chiudo. Vado a lavorarmi una maglia alta nel punto a b successivo e non la chiudo, e poi chiudo le maglie tutte insieme e poi proseguo nella lavorazione dei punti a b così come si presentano. E così lavorerò in giri di andata e ritorno lavorando le diminuzioni in tutti i giri sino a raggiungere l'altezza del nostro dietro. Io ho terminato le mie diminuzioni, ho terminato la parte del mio davanti, ho lavorato l'ultima maglia alta della colonnina della bordura, stacco il filo. Chiudiamo e vado a cucirmi. Attenzione alle paillette, perché altrimenti vi si incastra. Allarghiamo il punto per farla passare più agevolmente, oppure la potete anche tagliare se è a finitura di lavoro così e chiudo vado a cucirmi la metà del davanti il dietro mi raccomando di cucire perfettamente i punti corrispondenti in questo modo e poi andiamo ad attaccare il filo per la nostra manica a questo punto possiamo anche togliere il nostro marcapunti a tra poco io ho cucito la mia spalla, adesso andiamo ad attaccare il filo per la manica. Allora, se vi ricordate, abbiamo lasciato la ma il punto a B centrale ed abbiamo attaccato il filo per lavorare il dietro e il davanti nei punti a B ai lati. Adesso cosa facciamo? Lavoreremo la manica non in tondo, ma bensì in giri di andata e ritorno. Quindi vado ad attaccarmi il filo lasciando un giro che abbiamo lavorato vado ad attaccarmi il filo qui nel punto successivo quindi mi volto il lavoro inserisco l'uncinetto e riprendo la mia lavorazione quindi i tre punti alti i tre punti mi scusatemi le tre catenelle 1 2 3 che sono il nostro primo punto alto la catenella di separazione e lavoriamo un altro punto alto ed abbiamo lavorato il primo nostro punto a v poi vado nello spazio accanto e lavoro nuovamente un punto a v e procedo in questo modo lavorando in tutti gli spazi un punto a v sino a raggiungere l'altra parte ricordandovi sempre di lasciare un giro quindi mi fermerò qui con il successivo l'ultimo punto a b e lavorerò in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere la lunghezza che desiderate io mi fermerò ad una mezza manica poi vediamo come uscire qui e sotto manica io ho raggiunto la lunghezza che desideravo l'ultimo giro lo lavorerò a mezza maglia alta quindi lavoro una due catenelle poi vado nell'arco di una catenella mi lavoro una mezza maglia alta vado sopra la maglia alta successiva mi lavoro nuovamente una mezza maglia alta e proseguo vado sulla successiva maglia alta e lavoro la mezza maglia alta nell'arco di una catenella lavoro la mezza maglia alta vado sopra la successiva maglia alta e lavoro la mezza maglia alta in questo modo creerò una sorta di piccolo bordino poi andiamo a cucire il sottobraccio il sottobraccio come vi ho spiegato tante volte qui è il punto centrale che abbiamo lasciato libero ai lati abbiamo dove abbiamo attaccato il filo per il dietro e per il davanti quindi cosa faccio la manica la scendo e cucio leggermente qui unisco queste parti qui la parte della manica lavorata con la parte che abbiamo lasciato in sospeso in questo modo sino a raggiungere la metà del punto a b che abbiamo lasciato libero cucio quindi questa parte qui la stessa cosa farò per l'altra parte della manica vado a cucirmi in questo modo affiaccando le maglie sino a raggiungere la, la metà del punto a v e poi naturalmente chiuderò il sottobraccio tutte le maglie restanti sino a raggiungere la fine in questo modo a tra poco, ecco la manica terminata. Questo è l'ultimo giro che abbiamo lavorato a mezza maglia alta, ho cucito il sotto, manica, ed ho cucito i laterali che vi facevo vedere, qui, che infatti, non si vedono quasi, quindi ho affiancato la parte della, della manica lavorata con la, le parti in sospese delle maglie ho cucito sia da un lato che dall'altro e di conseguenza poi con le maglie rimaste ho cucito il sotto eh, nascondiamo tutti i fili gli diamo una vaporizzata e vediamo il risultato finale